E salve a tutti ragazzi, bentrovati dal vostro Alex Flies in questo nuovo video! Oggi vi mostrerò come catturare i Pokémon semi-leggendari, o perlomeno quelli catturabili al loro primo stadio, in Pokémon Rubino Mega e Zaffiro Alpha. Come vedete stiamo parlando di Bagon, Gible e Dino. Fatte queste premesse, iniziamo subito con il semi-leggendario caratteristico di Rubino e Zaffiro, ovvero Bagon, che potrà essere preso alle cascate Meteora, precisamente nella stessa stanza, chiamiamola così, dove troviamo anche la MT Dragartigli, che sarebbe il luogo che vi mostrerò adesso. Nel frattempo che arriviamo, vi ricordo inoltre di possedere un Pokémon che conosce sia Surf che in cascata, perché saranno davvero indispensabili. Arrivati in questa stanza, praticamente trovate sia Dragartigli e poi camminando un po' troverete senza troppi problemi anche Bagon. Per catturare invece gli altri due dovrete avere il Pokédex nazionale con voi. Fatto questo, per prendere Dino potremmo semplicemente camminare nelle altre zone delle cascate Meteora e si potrà incontrare sia normalmente che con il Dexnav, che è il metodo che ho preferito utilizzare in questo caso. PS, prima di passare avanti vi ricordo che per qualsiasi zona, intendo veramente qualsiasi, anche quella prima di entrare da Bagon se non avete proprio fantasia, è fatta questa precisazione, direi che possiamo passare a Gible, che potrà essere trovato al percorso, a fianco al percorso 111, dove abbiamo preso Regirock. In questo deserto sarà leggermente più difficile trovare Gible e potrà essere preso anche lui attraverso o il Navidex o la semplice esplorazione nella sabbia. Io ancora una volta ho preferito il Navidex perché è un metodo che mi piace molto. Una volta trovato il piccolo draghetto, mi raccomando, tirategli una bella Master Ball, così state sicuri che lo catturate. Vabbè, dai, ovviamente scherzo, sono semplicemente un cheater e mi diverto a vedere la gente che mi chiede sempre le stesse cose. Vabbè, dai, a parte scherzi, anche questo video si conclude. Spero ovviamente vi sia piaciuto e abbiate apprezzato anche l'originalità di questo video. Se volete chiedermi come si catturano altri Pokémon, non esitate a farlo nei commenti qui sotto. E detto questo, ci vediamo ad un prossimo video. Mi raccomando, non mancate. Un saluto a tutti da Alex Flies. Ciao ragazzi!